È scomparso Enzo Boschi, geofisico tra i massimi esperti europei di terremoti, aretino, direttore dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia per 12 anni. A lui si deve la sede aretina dell'istituto, che adesso si trova a Villa Severi e che proprio nelle ultime ore ha registrato una scossa di terremoto con epicentro nel Pesarese, ben avvertita anche ad Arezzo. Sì, Enzo Boschi ha deciso nel 2000, insieme ad alcuni industriali e soggetti politici, con il sindaco, con sindaco Lugherini, con Giovanni Cardinale della provincia, con Vittorio Gori ed altri, di aprire questa sede ad Arezzo. E quindi da 17 anni che ora siamo sul territorio grazie all'iniziativa di Enzo Boschi. Lui ha iniziato a ingrandire l'istituto dopo il terremoto di Irpinia, quando era l'idea di chiudere proprio l'Istituto Nazionale di Geofisica. Invece lui era il commissario per occuparsi di questa questione, e alla fine dopo 32 anni, nel 2012, l'ha portato a oltre 800 dipendenti con sedi su tutto il territorio. La faglia attiva nella sua zona è la faglia alta tiberina, e quindi anche ieri sera ha dato un terremotino, non un terremoto ben sentito, non è un terremotino, ma di magnitudo 3.6 nelle vicinanze di Apecchio, e quindi questa è testimonianza di questa attività. Anche nei casi come ieri sera, nel momento in cui c'è un terremoto, noi riceviamo subito le chiamate, sia dalla provincia, sia qualche volta dalla televisione, dai giornalisti. Praticamente siamo sul territorio e possiamo essere di supporto. A febbraio Enzo Boschi avrebbe compiuto 77 anni. I funerali sono previsti il 24 dicembre a Bologna.